oggi ho visto una cosa che mi ha fatto ridere, ecco, da oggi, che vengono domani i cinesi per studiare l'ATAC. No, è di oggi, è giornata di oggi. Poi però, sul messaggero, sul tempo leggo, autobus rumano, autisti maleducati, cioè che non funziona, che cazzo vengono a partire? Che dico, ragazzi, o i cinesi già stanno qua, scusa, funziona, guarda, ti chiamo a Pechino, te lo dico io. Orologi per il tempo, sono lì per un'altra cosa. Ma vedete, stavolta è una contraddizione, no? Vengono a studiare come funziona, lo dico io. Merda, ma di merda. Sala Umberto, un teatro, un nome, ma un nome, ma c'è anche Maurizio Battista. Una garanzia. Te pare poco? Scaduta, ormai. Allora, però Maurizio, c'è il diritto di recesso, se vanno i soldi. Recesso, non si dice, me lo lascio. Re. Restituzione. Siamo bene. Allora Maurizio, siamo qui sul palco, che bello sullo stage. Io sono sullo stage, perché sai, è figo. Perché siete bari te. Fammi partecipi di questo palco. Questo qua, è allora, un questo palco che sembra disordinato, ma c'ha il suo perché. Perché? Non lo so, non fa troppe domande che c'ha il suo perché, perché, basta. Perché è così, ogni cosa ha un suo ruolo. Anche il pane, questo qui? Anche tutto in piccia, quella è la cena, non è in piccia. Lo vedi allora? C'ha tutto un suo perché, lascia perdere, non è in piccia. Tutto quello che vedi qua verrà usato per lo spettacolo, tutto, compreso, no, quello delle formiche no. Perché diciamo, allora, devo levare il pane, ci sono un po' di formiche, perché col pane e formiche, perché il pane... Come si chiama? La spira e mira lì, ma c'è... Stira le zampe. Siamo in un teatro, ti sei accorto, siamo in un teatro, no? Si sente un po' la cosa del teatro? Il teatro di Roma, storico, visto? Questo c'è un 300 anni del genere, visto? Tutti ci hanno lavorato qui, tutti grandi, tutte l'apiche, visto? Sono morti tutti, sono tutti solo uomini, sono morti, ma è morta la donna, qual è? Tutto mi fermo fino a domenica, guarda, via. Vabbè, qui, dopo il mese che lasci le penne, perché... Guardate i ristoranti e vedete le foto da attori, Robert, non c'è nato, perché vuol dire che c'è nato e non ci torna più. Perché se un attore ci va, ci va e ci torna pure, no? Ci pensa più, che è venuto, quanto fa questa, che culo, quando è nato. Parliamo ormai al passato. Dai. Quasi, mancano 3 giorni. Va bene, vai. Portava, è andato bene. La gente si è divertita, abbiamo fatto sempre tutti esauriti, visto che fanno i fanatici pure quelli che scrivono 50.000, 30.000, 20.000. 60.000. Abbiamo fatto tutto pieno, è pieno fino a domenica, cioè, la pubblicità va bene, ma venite perché ormai non ci stiamo più. Però la gente si diverti, però c'è se uno sempre dice, un voglio no. Trovare Battista, dove lo trovo? Non futuro, lo so. Futuro. Non si sa, finito questo scompaio con l'incasso. E col pane che le formiche, tutti i bagarozzi che ho qua sotto. Ah, le formiche come il pifferaio con i sorcetti, ti porti lì e porti lì. Questo non stava bene manco prima dell'immagine. Vabbè, insomma, ecco qua, siamo qua, siamo stati bene, è stato un mese e mezzo pieno di soddisfazioni. Speriamo che ne seguano altri. Ma questo titolo faccio tutto io, faccio tutto da solo. Faccio tutto da solo. Che si dice? Nel senso c'è che il suo perché? Stiri a miri. C'è il suo perché? Dimmi perché. Lascia perdere! Vabbè, ma tu non mi... Dammi delle risposte, tengo bisogno delle risposte. Le risposte te lo sta altrando. Eh no, perché io sono abituato nella vita, e non è che lo dico per scherzare, dico perché ci credo, faccio tutto da solo. Perché so che da solo so dove azzecco e dove sbaglio. E qui azzeccato. Delego, ho sbagliato solo e chiamato a te. A proposito della scena, sì. Vedo A, B, C, M, L, tutte queste cose, ma poi ho visto questo gobbo. Ah no, questo è questo... il primo articolo della Costituzione, te ne intendi, fratello? No, ma la Costituzione qua? Buttiamo sulla cultura qui. La Costituzione il gobbo nel senso che dice, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e il popolo ha la sovranità, che in realtà non è così. Invece il popolo c'ha la smart. Perché dico, chi non ha studiato, se c'è dei figli non li fate studiare. Perché il figlio che studia deve darci conto. Io quando c'è mia figlia che di classe, università, non, ho saputo che non so più parlare. Ma italiano lo sapevo. Inglese. Gli dico, l'ho mandato nemmeno. Come fa? I. Non fa vedere. I. La E in inglese è I. Non fa la stronza di campo I. Tu vorresti dire. Le cose vere è il pubblico, no, è il teatro, non la televisione, che io un po' nel mio piccolo faccio e non sputo sui piatti dove si mangia, però dico la verità, la televisione può essere pure farsetta, questo no, qui se non li ferite pure in quarto, questi ti fanno... E meno no. C'hai tanto ancora? C'è la macchina doppia fila. Perciò non mi fate fregare la televisione,
prima di giudicare un artista, comico, cantante, ballante, così sia, nata a vedere dal vivo. Stasera sta colorato, ho fatto la prima puntata, abbiamo litigato. Solo per mandare a Milano Lucio, io sono contento. Ti scivo, sono seccato pure l'ascolto, sto pure. Sta guardando, mi dà un po' tagliata. Sì, perché abbiamo puntata, guarda, poi mano a mano, quando si vede che ci sono tutte queste cose. Come? Stiamo a fare lo stesso discorso? Almeno stiamo nell'argomento, non dico le stesse cose. Io potrei stare contando me, poi fammi i conti dopo. Questa è casa mia, si inquadra casa. Io qui faccio tutto quello, bravo, faccio tutto quello che faccio a casa. Se mi torna sul tonno faccio il rottino. Se, e non è che dico per scherzo, io faccio tutto quello che... E questa naturalezza viene scambiata per genialità. Invece è solo uno che lo fa in modo semplice. Naturale. Come il tonno. Perché se sei un talento sei naturale. Se non sei un talento fai finta. Se fai finta non mi piace. Se ti incontro per strada mi devi firmare l'autografo. Se non me lo firmi sei in farsa. E non devi guadagnare. Se quindi la gente ti chiede posso dare la mano e tu vai di fretta, non meriti di fare questo lavoro. Che sia comico, che sia cantante o no. Ma tu gli fai autografi? A me non mi rompete le palle, a me io mi fermo. No, io mi fermo. Gli fermo io. Non te posso fare gli fermo, ma ci muovo fare l'autografo. Te prego, lo devo sto impicciato. Il 10% del rapporto di coppia è verbale. Allora, il principio, cioè, il 90% è gestuale. Lei non ti diranno niente, fanno tutto. Andiamo da mia madre. Se impari piano piano non è che ti può sapere tutto stasera. Quando vai da tua madre fa... Nanna, da tua madre? Hai tre? Da tua madre hai tre? Andiamo via. Quando vai da mamma? Da mia madre? Non mi mette sette. Stavo quello che non stavo. E se te va, non c'è venire. Non c'è venire. Un caffè e un'acqua fino a 10 euro. Dico, scusa, io faccio 3,50, l'altro lo fa 4, 4, 5, quello grosso modo può costare. Come fa a costare 10 euro? Guarda, andava presa sta simpatica signora. Hai tre scalini a Piazza Navona, i mortacci? Perché tu dovresti pagare 10 euro per entrare a Piazza Navona? A Piazza Navona, i tavolini, i tavolini a Piazza Navona, pieno, 20 euro al giorno, i piccioni, per stare lì, sono pagati. Ma tu c'hai questo colore rosso predominante, che ogni tanto si spettacolo... No, qui non c'è più, è tutto nero. Tutto nero, però pure oggi, vedi? Ma qualcosa di rosso c'è lo tengo sempre. Ma è quello tuo preferito? Sì, il rosso sì. Ma non... No, non andiamo nel politicamente. Il rosso mi piace perché c'è tutto rosso, casa rossa. Che rosso, passione. Ti aperto, ci abbiamo ancora 2 minuti perché tra 20 minuti entra la gente e non è che mi posso far vedere questo sto mezzo c'è, matto. C'è l'immagine da presa da difende e pure il pane da tagliare. Ecco, le formiche te le va. Un saluto al programma che io conosco da ormai anni, che proprio lo conosco da anni, proprio che si chiama, fammi vedere. Fanni Mo. Mo, fanni adesso, mo. No? I fanni mo. Dopo i fanni dopo. I fanno dopo domani. Grazie a tutti, scusate, ho dovuto mettermi a livello No, ma sono io che mi sono alzato. Insomma. Se mi incontri, mi saluto. Però l'autografo mo. Fanni mo. Oddio, vabbè, te tocco il culo, dai, va bene. Che nespola. Un saluto a Fanni Moon e tuo. Ciao. Come fai a riconoscere un romano? Te lo dice il zio. Dai lividi sul braccio. E noi romani ci abbiamo un vizio. Che tu canto il parlare.